Allora, le politiche di genere nella Regione Marche, a che punto siamo? Ma la Giunta regionale ha approvato sin dai primi mesi del suo insediamento la proposta di legge che appunto obbliga anche la nostra legge regionale a riequilibrare anche la componente chiaramente femminile. Tuttavia la strada ancora da percorrere è lunga, infatti ad oggi l'iter non è stato ancora calendarizzato all'interno della Commissione, ma questa è una difficoltà che purtroppo emerge un po' anche in altre regioni. Ora, la legge nazionale 20 del 2016 ha proprio previsto questo obbligo, quindi insomma oramai presumibilmente si andrà nel 2020 con un'altra legge elettorale, credo che però insomma sia un po' anche motivo di orgoglio per tutti quanti noi essere tra le prime regioni ad adeguarsi non tra gli ultimi. Grazie.